Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e siamo qui su Pokémon Violetto. Andiamo a parlare del nuovissimo raid di Typhlosion. Ebbene sì, perché è stato appena annunciato il raid di Typhlosion Teratipo Ghost, quindi Spettro. Andiamo a parlare delle mosse che potrebbe avere, facciamo una bella analisi in questo video e vediamo un po' che moveset, come potremmo affrontarlo, con che Pokémon, perché ho come l'impressione che non sarà semplice questa volta, dato che appunto ha delle mosse un po' particolari. Adesso le vedremo insieme. Ma prima di tutto lascia un bel like e iscriviti al canale per contenuti giornalieri. Seguimi anche in live, ovviamente. Link tutto in descrizione. Ma quando sarà questo raid di Typhlosion 7 stelle? Sì, un altro 7 stelle. Sarà esattamente, vediamo che ovviamente sarà con il solito marchio fortissimo Teratipo Spettro, come abbiamo detto, e sarà il 14 aprile, quindi dal 14 aprile anzi fino al 16 aprile. Ovviamente come al solito venerdì, sabato e domenica dovrebbero essere compresi tutti e tre i giorni, dalla mezzanotte alla mezzanotte, quindi siamo abbastanza tranquilli. Per chi invece non c'è, non può catturarlo in questi tre giorni, ci sarà una ripetizione dell'evento dal 21 al 23 aprile, quindi se non l'avete catturato se non riuscite a catturarlo in questi tre giorni dal 14 al 16, potete farlo dal 21 al 23. Altra cosa che c'è scritta qui, è importante, ve la dico, che se avete partecipato alla gara online della scorsa settimana, cioè anzi di qualche giorno fa, potete ricevere già i 10.000 League Points che vi spettano e anche lo zainetto, che è esattamente questo qui. Lo zainetto, però per riceverlo dovete collegare l'account a quello di Pokémon Home. Ora esattamente non lo so come si fa, perché lo dovrò fare anch'io. Se riscontrerò che è un po' complicato, magari ci farò un video a riguardo, ma dovrebbe essere abbastanza semplice, insomma, aprire Pokémon Home e collegarlo da lì. Andiamo dunque a vedere il bellissimo Typhlosion, che ricordo sarà shiny locked, quindi non sarà possibile trovarlo shiny nel raid, però poi potrete fare ovviamente come al solito l'ovetto e averlo shiny. Andiamo a vedere prima le statistiche, perché sono interessanti. Lui sarà molto probabilmente un attaccante speciale, dato che è la statistica che ha più alta, quindi 109, e 78 HP, un attacco di 84, 78 di difesa, 85 di difesa speciale e 100 di velocità. Ora, è abbastanza complicato lui da gestire, perché impara una buona quantità di mosse, ma non solo, ha anche l'abilità Flash Fire, quindi sarà Teratipo Spettro, quindi tipo Spettro, che è immune alle mosse fuoco, che è una cosa interessante. In più, se riceve una mossa fuoco, non solo appunto ne è immune, quindi non riceve danno, ma si potenzia del 50% le mosse fuoco sue successive, quindi importantissimo non colpirlo con mosse fuoco. Ma lui a disposizione ha delle gran mosse fuoco, infatti c'ha Eruzione, che è una 150 di potenza, molto forte, oppure Blast Burn, che è un'altra 150 di potenza, che però gli farà perdere un turno, non so se verrà usata. Vampata, Overheat, quindi una 130 di potenza, che se vi ricordate usava Charizard nel suo raid, e usava proprio Vampata all'inizio, poi si resettava le statistiche perché Vampata cala di 2 l'attacco speciale di chi la usa, e quindi potrebbe essere una cosa che vedremo anche in questo raid. Mentre ha anche Fuoco Bomba, che è una 110 di potenza, 85 di precisione. Ma non ha solo mosse fuoco, perché ne ha anche altre, ma queste sono le più potenti. E non ha solo mosse fuoco, perché ha una bella coverage, soprattutto importante per quanto riguarda alcune mosse. Per Lotta, ecco, Lotta per esempio ha Fuoco al Colpo, che io già avevo pensato a un suo counter poteva essere Tyranitar, e invece non può essere Tyranitar, perché se ci arriva un Fuoco al Colpo qui di Tyranitar probabilmente ne muoiono 3 o 4 insieme con lo stesso Fuoco al Colpo, quindi non è magari il caso. Solar Beam, quindi Solar Raggio, mossa erba, se vogliamo mettere davanti un tipo acqua lui potrebbe avere anche Solar Raggio. Potrebbe avere palla ombra, cosa sicura, anzi secondo me questa ce l'ha sicuramente, e quindi anche qua i tipi spettro che vogliamo mettergli contro non andranno bene, che tra l'altro spettro è super efficace su spettro, sì, ma poi ci subiamo anche palla ombra super efficace, quindi non è il massimo. Extrasenso, che è un'altra mossa psico, eventualmente, lo so, psico non è che colpisce molti tipi super efficacemente, i tipi veleno, ma tanto non penso andremo a utilizzare un tipo veleno. Mentre come mosse di stato non impara moltissimo, quindi questo almeno è una cosa che ci scampiamo, perché appunto impara sì Fuoco Fato, Giorno di Sole,
Defense Carl che aumenta di uno la difesa, però per il resto, come vedete qua, non impara grandi altre mosse, cioè altruismo, protezione, sostituto, ma non ho mai visto in un raid fare sostituto. Ecco, l'unica che potrebbe magari rompere un attimo potrebbe essere Smoke Screen, che ci abbassa la precisione. Ora, Smoke Screen, vediamo, speriamo non l'abbia, perché sennò dovremmo insomma rivedere un attimo le strategie, perché sicuramente se ci cala la precisione è qualcosa che dobbiamo fare a riguardo. Ma a proposito di strategie, io vi ho preparato un inizio, quello che potrebbe essere un counter, ma voglio sentire anche la vostra opinione qua sotto nei commenti. Io vi dico a chi ho pensato io, e ho pensato a Grimmsnarl. Attenzione però, non vi sto dicendo di preparare questo Pokémon, perché sicuramente si utilizzerà questo 100%, assolutamente no. Potrebbe essere un'idea, potrebbe fare al caso nostro, non solo lui comunque, ne ho pensati diversi, però lui è quello che mi ha convinto un attimino di più, perché andiamo a vedere che comunque ha un attacco speciale buono, 95, infatti noi lo utilizzeremo attaccante speciale in questo caso, perché impara delle mosse interessanti, come ad esempio Nero Pulsar, che è una mossa buio, che appunto è super efficace sul tipo spettro di Typhlosion, e impara due mosse molto interessanti che fanno una bella combo tra di loro, ovvero False Lacrime, che abbassa di 2 la difesa speciale dell'avversario, mentre anche Congiura, che alza di 2 il nostro attacco speciale. Quindi ha una combo pazzesca, perché ha la possibilità di calare l'attacco speciale la difesa speciale dell'avversario, mentre alziamo il nostro attacco speciale e poi colpiamo con Nero Pulsar, che è appunto una mossa speciale molto molto forte. Come oggetto gli ho messo gli occhiali neri, ma vediamo insomma, anche qui ci potrebbe stare una conchinella, vediamo, dipende da quanto danno ci farà con le varie mosse. Come ultima mossa ho messo provocazione, ma ecco, non ha tante mosse di stato, quindi ci potrebbe anche stare uno schermo luce, ci potrebbero stare tante cose. Dite qua sotto nei commenti, appunto, secondo voi come dovremmo fare questo set, come dobbiamo completarlo. Teratipo scelto buio, perché comunque ovviamente andiamo a fare danni, anche se dobbiamo stare attenti, perché lui non è debole a nessuna delle mosse che ci fa il buon Typhlosion. Il problema è che quando teracristallizziamo buio, se lo facciamo, se ha fuoco al colpo, a quel punto diventa super efficace, perché la combinazione di tipi folletto e buio non è debole a lotta, mentre buio da solo sì. Quindi occhio a questa cosa. Un'altra idea che ho avuto è sicuramente utilizzare appunto un tipo buio, perché i tipi buio sono buoni contro i tipi ghost, e essendo ghost lui, insomma, se ci fa palla ombra, se noi utilizziamo un ghost appunto non va bene, quindi tipo buio assolutamente, però qualcuno che resistesse appunto lotta, perché come già detto Tyranitar, per dire, non va bene. Qualcuno resiste lotta, è presto detto, perché ci stanno i tipi volante buio, che potrebbero essere un'idea. Ora, io non so Bombardier e Haunchcrow quanti danni effettivamente fanno, però Iron Jugulis, ovvero, collo ferreo, credo sia in italiano, potrebbe essere anche lui una buona scelta, dato che comunque ha un ottimo attacco speciale, ha anche una buona velocità, quindi attaccheremo per primi, delle buone statistiche in generale, ha anche accesso ovviamente a Nero Pulsar, anche lui è un attaccante speciale, e l'unica cosa però negativa è che non ha delle mosse di stato buone, perché ha sì protezione, riposo, avvento in coda, ma non ha delle mosse che ci servono per aumentarci l'attacco speciale oppure ridurre la difesa speciale avversaria, quindi non lo so se effettivamente può essere una buona idea lui. Secondo me è da tenere in considerazione, come anche da tenere in considerazione lo stesso proprio Bombardier. Io non lo scarterei, ecco. Vediamo, perché magari alla fine vediamo che è meglio Bombardier rispetto a Grimmsnarl per un motivo X. Io questi tre ho pensato in primis. Ditemi voi che cosa ne pensate e quali proponete, perché ricordate, se siamo contro un tipo spettro che però ci fa mosse fuoco, mosse spettro, ci fa tante cose, eccolo qua, ci fa queste mosse fuoco, ci fa mossa lotta, mossa erba, mossa spettro, mossa psico, quindi dobbiamo resistere a tutte queste, e un tipo buio credo ci sta bene, perché appunto il tipo buio è immune alla mossa psico, resiste alla mossa ghost,
normalmente efficace sulla erba, addirittura se usiamo un buio volante resiste anche a quella, e lotta, normalmente i tipi buio sarebbero appunto deboli, ma se ci mettiamo Grimmsnarl oppure uno degli altri due volanti non siamo più deboli a queste mosse qua. Poi mosse di stato, stica, insomma, perché tanto anche ci fa fuoco fatuo, utilizziamo attacco speciale, quindi ricordate che la scottatura dimezza l'attacco fisico di un Pokémon, ma se usi quello speciale non c'è questo tipo di problema. E quindi ragazzi, aspetto i vostri commenti qua sotto, avviamo la discussione, così arriviamo super preparati al prossimo raid, che io questo Typhlosion lo voglio assolutamente, quindi vediamo un po' di fare bene. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!